Sono il direttore dell'agenzia Contrasto della sede di Milano e sono il vicepresidente della Fondazione Forma, il centro internazionale di fotografia, e collaboro con la casa editrice Contrasto. Per lungo tempo sono stato critico fotografico del Corriere della Sera e curatore della Biennale Internazionale di Fotografia di Torino. Il Master Photography and Visual Design è nato grazie ad una riflessione sul mercato della fotografia. Da qui la volontà, la necessità, il desiderio di costruire un master capace di disegnare dei profili professionali adeguati ad un mercato che era di fatto cambiato. Tutti i docenti che insegnano in questo master sono anche dei professionisti. Abbiamo introdotto dei workshop sempre tenuti da professionisti, dando la possibilità ai nostri studenti di realizzare dei materiali che diventano poi delle occasioni di confronto vero con il mercato e con il mondo del lavoro. Noi abbiamo fatto una scelta abbastanza definitiva, che è stata quella di non volere una camera oscura, di non volere degli studi fotografici, ma di andare ogni volta a prendere il meglio sul mercato. Quindi, un master leggerissimo con la possibilità di fare degli approfondimenti, tecnici e tecnologici, di qualsiasi tipo. Abbiamo avuto l'occasione di lavorare per Eberhard con un progetto sul tempo, abbiamo avuto l'occasione di lavorare con Jack Daniels per un progetto sul bere responsabile e abbiamo avuto anche l'occasione di lavorare con Sugar, la casa discografica, per elaborare un progetto con un cantautore italiano. Il master si rivolge a tutte quelle persone che hanno il desiderio di lavorare con le immagini. Molti studenti arrivano con una grande passione per realizzare fotografie, per diventare fotografi. Abbiamo avuto studenti, che hanno avuto davvero dei percorsi, formativi e scolastici molto diversi, da legge a ingegneria. Molti dalle accademie d'arte, naturalmente, molti dalle facoltà umanistiche. E nel momento in cui vengono a conoscenza della straordinaria profondità della fotografia e delle immagini, cambiano un po' parere e molti di loro sono diventati appunto fotoeditor, curatori o hanno occupato altri settori della fotografia. Lo sforzo che noi facciamo è quello di riuscire a disegnare un profilo professionale molto ampio, che va appunto dal fotoeditor al curatore della mostra, naturalmente al fotografo, al consulente per le immagini e le ricerche iconografiche, quindi per lavorare negli archivi. Non più soltanto il fotografo specializzato in architettura, in moda, in ritratto, ma un operatore complesso capace di occuparsi della curatela di una mostra, dell'edizione di un libro, quindi di lavorare in un giornale, in un'azienda, in un gruppo, in un museo. Ricordo con piacere l'inizio di un master con una studentessa timidissima che insieme ad altre due amiche avevano formato un gruppo fotografico. Bene, queste ragazze avevano raccontato una storia sulla Stecca di Milano, una zona dell'isola che stava per essere abbattuta e che da lì a breve si sarebbe trasformata. Quando ho avuto l'occasione di vedere questa produzione, questo portfolio, ho detto loro che avrebbero dovuto portarlo immediatamente ad un giornale. La settimana dopo lo avevano già pubblicato. Io mi immagino, e già lo stiamo mettendo in pratica, una grande svolta e un grande avvicinamento verso le immagini in motion, non soltanto still, e questo il mercato già ce lo sta segnalando, sempre di più nell'agenzia che ho l'onore e il piacere di dirigere, riceviamo costanti richieste per fotografi capaci anche di usare le funzioni motion. Sto pensando alle applicazioni iPad, alle applicazioni iPhone, alla realtà aumentata e sempre di più l'informazione
si baserà su un concetto semplicissimo, che è quello di dichiarare il proprio punto di vista. Io credo che in un momento come questo, in una società così complessa, prendere posizione, dichiarare che cosa pensiamo, come lo pensiamo e da quale punto di vista sia assolutamente fondamentale.